ora la linea Twister, le previsioni che promettono molto bene. Sì, in effetti ti invogliano a uscire e goderti la giornata. Il tempo nella zona di Ciao, sono Sandy dalla coda. Chiama Terra e chiedi se si possono avere altri cuscini e coperte. La zona bianca è per le operazioni. L'incontro di ieri sera mi è andato bene. È rimasto contento. Signore e signori, iniziamo l'imbarco. I passeggeri di prima classe possono avviarsi verso il gate 17. Buongiorno, ce l'ha fatta per un soffio. 4D. Grazie. Signore e signori, in seguito all'intenso traffico di questa mattina, purtroppo subiremo un ritardo di alcuni minuti. Grazie della pazienza, saremo il prossimo aereo a partire. Assistenti di volo, prepararsi al decollo. Mi piace stare a casa con i bambini, già. United 93, è autorizzato decollo pista 04. Ricevuto. Signore, la CNN dice che un aereo civile ha colpito il World Trade Center. Non riceve ancora niente. Tu guarda quanto fumo. Ne abbiamo un altro. Un altro dirottamento. United 175 ha spento il trasponder. Abbiamo un possibile dirottamento. Army, lanciate quei caccia sopra manata. Ricevuto. Abbiamo raggiunto la quota di crociera di 35.000 piedi e sto per spegnere il segnale di allacciare le cinture, così potrete muovervi liberamente. È in discesa rapida. Questo apparecchio punta a terra, ve lo dico io. Ecco il succo per lei. Ecco, ecco, è lì. Sta andando verso il fiume Hudson. Questo è un dirottamento suicida, così la prende in pieno. Oh, santo cielo. Oh mio Dio. Due aerei hanno colpito il World Trade Center, ma a Newark il tempo era ottimo. Un aereo è diretto verso il Campidoglio. Che diavolo sta succedendo? Possiamo attaccare, signore. Sono su un aereo che è stato dirottato. Sì, signore. Ho degli F-16 in volo verso Washington. Due aerei hanno colpito il World Trade Center. Non ci aiuterà nessuno. Dobbiamo fare subito qualcosa. Colonnello, mi servono regole d'ingaggio. Lo possiamo abbattere? Lo dobbiamo fare, perché sappiamo come finirà se rimaniamo a guardare.